Unione delle Terre d'Argine ha costruito il suo sviluppo negli anni del dopoguerra con una grande vitalità economica e un grande sviluppo industriale. Ora però il benessere deve essere compatibile con la dimensione dell'ambiente che ci circonda. L'idea è che per rendere migliore la vita delle persone oggi e soprattutto in futuro, renderla ancora più compatibile con il territorio in cui viviamo, abbiamo bisogno di cambiare completamente approccio. Non possiamo più solo immaginare di dominare, di sfruttare il territorio come risorsa, ma trattarlo in modo diverso, come custodi, averne cura, diventarne guardiani, giardinieri. Dobbiamo cambiare completamente il ciclo dei rifiuti, evitando prima di tutto di produrne. Dobbiamo cambiare il modo in cui ci spostiamo, quindi la mobilità, investendo sul trasporto pubblico, in particolare su ferro, e favorendo la mobilità dolce, quindi a piedi o in bicicletta. Rivoluzionare il nostro rapporto con la campagna, col verde. Tutti i nostri progetti sono basati sulla biodiversità, l'ecosostenibilità e l'inclusione sociale. Lega Ambiente ha conosciuto la bravura di questo territorio, dei suoi cittadini, di queste amministrazioni virtuose che superavano il 70, oggi l'80, a volte il 90% di raccolta differenziata. Il residuo, i chilogrammi abitanti che vengono mandati a smaltimento, che 10 anni fa mediamente in questa regione ammontavano a 300 kg per persona di rifiuti buttati, oggi abbiamo dei comuni in cui questo numero è sotto i 50 kg abitanti, quindi un miglioramento continuo che testimonia un impegno non solo delle amministrazioni ma anche un forte impegno dei cittadini, perché poi nel porta a porta vuol dire che ognuno di noi separa e si fa carico di un pezzo di sistema di recupero, che in una situazione dove sulla Terra ci sono quasi 8 miliardi di persone, riciclare vuol dire avere meno bisogno di prelevare materie vergini e quindi creare meno pressioni agli ecosistemi e avere meno rifiuti da smaltire o meno emissioni in atmosfera. Come Hauser gestiamo sia il mercatino del riuso sia il trasporto sociale. Rivendendo questi materiali che vengono un attimo risistemati anche, raccogliamo nell'arco di un anno circa 40.000 euro. Il mercatino ci serve per poter supportare il trasporto sociale. Con quello che ovviamente rimane, tutti gli anni facciamo delle donazioni al paese. Per i novesi è normale. Mi resta qualcosa, lo riciclo, lo porto al mercatino, per cui è diventato veramente qualcosa che secondo me è connaturato con il sentire dei novesi questo. Il Pane Rosa si fonda su alcuni principi fondamentali che sono la solidarietà, la lotta allo spreco alimentare, la sostenibilità ambientale e anche un certo tipo di sostenibilità, aiuto economico alle famiglie in difficoltà. E recuperare e ridistribuire anche solamente uno yogurt in più è qualcosa che ha di per sé un impatto non solo a livello ambientale ma anche sociale, anche umano, credo. E inoltre abbiamo avviato da un paio d'anni un progetto di agricoltura sociale. Lo scopo principale del progetto è autoprodurre attraverso il lavoro dei nostri volontari tutta una serie di prodotti, di ortaggi freschi che poi verranno redistribuiti al market per le famiglie che vengono a fare la spesa. Io credo che per certi aspetti gli utenti, le famiglie che vengono all'Emporio possano essere dei precursori di un sistema più sostenibile, più accogliente e più inclusivo. Il progetto Life Rinasce, che è il capofila di questo progetto finanziato dall'Unione Europea, è il consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale. L'intento è quello di affrontare i problemi di gestione idraulica in un modo innovativo, con un approccio sostenibile. Quindi con il duplice obiettivo, quello di risolvere i problemi legati a inondazioni, dissesti spondali e allagamenti e nel contempo garantire il miglioramento ambientale dell'ecosistema acquatico. Questa è un'opera idraulica che è stata costruita per proteggere una parte della città di Carpi dalle inondazioni, ma
ha una valenza fortemente innovativa perché, oltre a essere stata progettata con queste finalità idrauliche, è stata pensata con una forte valenza ambientale. Infatti si sta trasformando in un'oasi subito a ridosso della città per aumentare la biodiversità del territorio. Era un campo abbandonato quasi, che non lo coltivavano neanche. Adesso abbiamo una biodiversità nelle piante, degli animali. Vedo abitualmente persone che vengono qua in bicicletta coi cani. Una zona che prima era privata e quasi abbandonata, adesso è diventata una zona di utilità pubblica con degli aspetti anche naturalistici importanti. Bosco dei Bambini è 1 chilometro di sviluppo lineare, quindi 2 file di piantine indigene inframmezzate da una fascia assolutamente incolta, erbacea, di erbe spontanee le più diverse, che creano anche peraltro una qualche critica da molti osservatori per il fatto che sembra una zona abbandonata, ma è proprio quello che noi vogliamo, una zona abbandonata che abbia uno sviluppo spontaneo di natura. Le piantine che andiamo a mettere a dimora sono quelle tipiche dei boschi padani, come ad esempio questo salice grigio che fiorisce a fine inverno, fornendo occasione di alimentazione per le api in una stagione in cui non troverebbero alternative, una sanguinella che invece la matura più in autunno avanzato, quindi fornendo alimentazione più avanti nella stagione. Ciò che dovrebbe interessare maggiormente un cittadino è quella piccola popolazione che è fondamentale per l'esistenza degli esseri umani sulla Terra, che sono gli insetti. Sono molto utili, perché loro senza di noi veramente starebbero meglio. Noi senza di loro non potremmo esistere. Moltissimi insetti e animali si rifugiano in questi luoghi, che sono i soli a non essere trattati con pesticidi. Qui all'Osila francese abbiamo creato 500-600 metri e forse anche più di siepi, ma abbiamo piantumato specie che producono dei frutti e dei semi che sappiamo che gli uccelli ne vanno ghiotti, tant'è che non è raro sorprenderli a banchettare la nostra siepe, ed è una grandissima soddisfazione per noi, davvero. Tutto ciò che ci circonda è la garanzia che ci sarà un futuro. Quando scompare una specie, una semplice specie, la più piccola, la meno conosciuta, è una sconfitta per il genere umano, perché quella specie lì a sua volta ha una catena di amici e nemici per i quali da milioni di anni continuano a riprodursi e dar vita sulla Terra. Guarda che bello Martin Pescatore, guardi. L'ha visto? Sì. Martin Pescatore è una cosa bellissima, rarissima, e frequenta questi ambienti perché sono in pace. È il uccello più colorato che c'è in Europa, quello lì. È meraviglioso davvero. Qui abbiamo trovato un ambiente perfetto. Chi viene qui la ritiene una piscina a cielo aperto. Noi abbiamo un'attività di tipo agonistico ad alto livello, ma quello che ci dà di più questo lago è la possibilità di aprire questa attività, questa disciplina sportiva a tutti. Quindi noi abbiamo dei progetti di tipo sociale a cui diamo molto valore, che sono rivolti sia a donne che hanno incontrato il tumore al seno nella loro esperienza di vita, sia a ragazzi portatori di disabilità intellettivo relazionale o anche fisica. Anche con loro facciamo un percorso agonistico. Uno dei motti che hanno fondato uno dei nostri ragazzi è quello di una canoa per tutti, tutti in canoa. Questo piccolo nido di natura ti permette in 5 minuti di scappare dal cemento e trovarsi a contatto con la natura, con le piante e con tutto di quello che è di bello del pianeta Terra. Io sono guardia, ma sono anche un pescatore. Chiaramente la presenza delle attività sportive, a parte noi pescatori, ma comunque di tutte le altre associazioni che fanno parte e che usufruiscono di quest'area, hanno contribuito molto a renderlo, insomma, un po' più vivibile sicuramente per tutti. È sicuramente un posto che costa fatica tenerci dietro, però ha dato degli ottimi risultati e noi veniamo qui, oltre che per star bene, anche per prendere qualche pesce se è possibile.
Pier Vittorio Tondelli diceva: tutto sommato l'Emilia Romagna è una grande città, perché da Rimini a Piacenza è tutta una costruzione, non si vede più la campagna. Ecco, questo è un luogo dove ci sono 50 ettari di territorio del quale non ci sono praticamente costruzioni. C'è una parte che è completamente selvaggia. Nelle terre d'Adige succede un po' quello che è successo in questo territorio, cioè questo territorio si è ubriacato di ghiaia e di sabbia e ha cominciato a costruire, prima l'autostrada, poi il boom economico, tutta l'edilizia, e poi si è accorto che probabilmente questo ambiente andava tutelato, che questi luoghi bisognava viverli, ma viverli anche per quello che ti davano da un punto di vista dell'essere un luogo naturale. E però è un luogo che deve essere assolutamente preservato. Noi abbiamo avuto un'economia molto forte e oggi dobbiamo pensare che lasciare dei luoghi il più possibile incontaminati diventi un lusso, e questi sono i lussi che dovremmo pensare per il nostro futuro, credo.